ai nostri microfoni il coach della Magnolia Campobasso. Coach, una partita che probabilmente non è andata come vi sareste aspettate, cosa non è andato bene dalla preparazione in settimana fino ad oggi? Ma sapevamo che era una partita difficile. Onestamente i primi due quarti abbiamo subito totalmente la loro intensità e noi non ce lo possiamo permettere con nessuna squadra, quindi siamo andati veramente in sofferenza, siamo rientrati però dagli spogliatoi con una carica diversa, siamo state brave a rientrare, a avere la palla del palleggio e poi un'altra volta siamo un po' diventate frettolosi in attacco, abbiamo commesso degli errori difensivi dove gli errori ci hanno punito e alla fine è venuta una sconfitta che voglio dire fa male, ma una sconfitta dove onestamente Moncalieri ha meritato perché ci ha creduto sicuramente più di noi. Prossimo match che giocherete? Il prossimo match con San Martino, abbiamo qualche giorno di tempo per metabolizzare questa sconfitta e per capire che non ci possiamo permettere di giocare come i primi due quarti, quindi bisogna lavorare, ma lo sappiamo, testa giù e speriamo di fare una partita diversa da quella di stasera. Noi vi facciamo un grande bocca al lupo per tutto. Grazie, bocca al lupo per voi e tanti auguri.